vivono nell'adulterio dei fissi, fanno ogni tipo di malvagità. Ecco perché oggi stiamo vedendo, tristemente, un mondo smarrito. Uomini carnali, uomini materiali, uomini ribelli, uomini che pensano di avere tutto, ma senza la fede non hanno niente. Convertitevi, dice il Signore, convertitevi, pentitevi del vostro orgoglio, perché chi si innalza sarà abbassato, dice il Signore, ma chi si umilia sarà innalzato. Amen. In verità vi dico che se volete entrare nel regno dei cieli, dovete convertirvi e diventare umili come piccoli fanciulli. Dobbiamo spogliarci del nostro orgoglio, dobbiamo spogliarci della nostra carnalità, dobbiamo pentirci dei nostri peccati ai piedi del Signore, perché Gesù è risorto, Gesù è vivente, Gesù è risuscitato, Gesù non è una statua, Gesù non è una filosofia, Gesù non è un bambinello di gesso da fare a Natale, quel Natale pagano. Gesù è vivo! Amen! Gesù è reale! Alleluia! Gesù è Alleluia! Il Gesù Cristo è il Salvatore! Eita gloria! Gesù è il Messia! Riconoscilo! Credi che Lui è morto per te! Credi che Lui è morto sulla croce! Confida in Lui! Aggrappati a Lui! Arrenditi a Lui! Arrenditi a Lui! E dimmi queste parole! Signore, sia fatta la Tua volontà e non la mia! Signore, perdoni i miei peccati! Signore, purificami, perché Tu sei morto alla croce per me. Io Ti chiedo perdono, sono stato ribelle, ho vissuto nel peccato, ma oggi cambia la mia vita. Credete nel Re dei Re, Gesù Cristo è il Re dei Re. Alleluia. Credete nel Vangelo, credete, convertitevi, non seguire più la via larga. La via larga, cari, è una via di distruzione, anche se la via larga, tra virgolette, sembra più bella, non è così. La via larga porta alla distruzione, sono falsi piaceri, desideri facili, cose che sembrano belle, ma poi alla fine ci rovinano. Noi dobbiamo camminare nella via del Signore. Gesù l'ha detto, che la via della salvezza è una via stretta, è una via stretta, alleluia, la via della salvezza è stretta, è angusta e sono pochi coloro che la trovano. Tu l'hai trovata o sei ancora smarrito nelle tenebre? Questo mondo, cari, al di là delle apparenze che ci offre, dell'esteriorità, è un mondo di tenebre. È un mondo perduto, è un mondo corrotto, è un mondo dominato da Satana, dal peccato, da uomini corrotti, peccatori, che invece di seguire la giustizia di Dio, che invece di seguire la retta via, stanno seguendo i loro piaceri carnali. Stanno vivendo lontano dal Re dei Re! Alleluia! Lontano dal Re dei Re! C'è la morte! Risvegliati, o tu che dormi! Esci dalle tenebre! Esci dal peccato! Esci dall'inganno! E avvicinati alla luce! Gesù Cristo è la luce! Amen! E Lui ti sta mandando un messaggio! Alleluia! Questa sera! Gloria città al di Signore. Trieste! Alleluia! Alleluia! Gesù Cristo vi sta mandando un messaggio, perché ancora oggi Lui manda i Suoi discepoli a predicare. Ancora oggi Dio manda delle voci che gridano nel deserto per dire alle persone: convertitevi,
entrate per la porta stretta, seguite la via del Signore, seguite la retta via e non più la via di Satana che vi fa peccare. Satana è il tentatore, vuole portarci alla distruzione, al peccato, alla rovina, ma Gesù è colui che ci porta nella salvezza. Alleluia. Amen. Afferra la mano. Alleluia. Lui questa sera ti stende una mano. Gloria a Gesù. Una mano d'aiuto. Qualsiasi sia la situazione dove ti trovi, puoi essere schiavo dei peccati, dei vizi, puoi essere smarrito nella depressione, nella confusione, forse nella tua anima sei abbattuto, esternamente non lo vuoi far vedere, esternamente hai un aspetto tranquillo, un aspetto sereno, ma dentro sei tormentato nell'anima, la tua anima è vuota, è smarrita. Gesù Cristo ti vuole dare la pace. Amen. Abbi fede in lui. Alleluia. Alleluia. Gesù Cristo è la pace. E gli disse. Amen. Gloria al Signore. Disse, alleluia. Venite a me. Venite a me. E tu vieni a me. Voi che siete stanchi e travagliati. E io vi darò riposo. Che vuol dire io vi darò pace. Io vi darò serenità. Ma venite a me, dice il Signore, avvicinatevi al Signore. Forse tu mi dirai, come faccio a avvicinarmi al Signore? Cari, mediante la fede, ascoltate giovani, meno giovani, uomini, donne, mediante la fede noi possiamo avvicinarci al Signore, e quando tu con la fede ti avvicini a Lui, Lui ti perdona, ti purifica, amen, ti amen. Guarisce, ti libera e rompe le maledizioni di Satana. Amen. E ti dà la benedizione. Alleluia. Del cielo. Questa gloria, gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia. Città di Trieste. Vogliamo dire questo, ascoltate. Oh Dio sei grande. Grande. Non ho parole per dire quanto tu sei grande. Quando apro il mio cuore, mi aiuti e mi sostieni col tuo amore. Alleluia. Gesù sei grande. Io non ho paura se tu sei accanto a me. Alleluia. Ascolta, ferma, ferma. Vedete Satana come si ribella? Questa è l'opera di Satana. Ma noi abbiamo la voce della Amen! Alleluia! Gloria a Dio! Erra che c'è la voce dello Spirito come il fragore di molte acque! Alleluia! Ascoltate la voce dello Spirito! Gesù sei grande! Non ho paura se tu sei accanto a me! Alleluia, la tua forza libera da ogni male, la forza di Dio, lo Spirito di Dio ti vuole liberare dal male, ti vuole liberare dal buio, ti vuole liberare dai demoni, credi nel Re dei Re, convertiti prima che sia tardi.